Sulla tomba di Papa Montini c'è solo una lapide bianca, con scritto nome, beato aggiunto da poco e nient'altro. Francesco ha sostato qui pregando mezz'ora, ieri prima dell'Angelus, un gesto spontaneo, fuori di qualsiasi consuetudine o regola, visitare la tomba del predecessore nell'anniversario della morte, 6 agosto 78, quando Paolo VI si spense a Castel Gandolfo. Era stato il papa della gioventù, del Bergoglio studente, poi sacerdote, poi provinciale dei gesuiti argentini. 15 anni tra 63 e 78, prodighi per la Chiesa e il suo sommo pastore non tanto di gloria e trionfalismi mondani, semmai di crisi, contestazioni, lacerazioni di fronte all'epocale rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. Tra tutti i predecessori erano noti, peraltro già prima di ieri, i legami strettissimi che Francesco sente con Paolo VI, fatti di affinità profonde, sebbene non sempre evidenti, sia nello stile che nei contenuti, nel segno dell'essenzialità che anche la tomba spoglia di Paolo VI richiama. La ragion d'essere della Chiesa altro non è che la dolce e confortante gioia di evangelizzare, diceva quel Papa, con parole citate poi da Bergoglio prendendo la parola alle riunioni dei cardinali prima del conclave, da cui uscì non a caso Papa. Poi l'anno dopo fu proprio lui a beatificare e presto si spera canonizzare Papa Paolo VI.